Nuova puntata di A Tu per Tu, le storie raccontatele voi. Oggi siamo ospiti di Sapedrera, siamo esattamente sotto il porticato che dà le spalle alla pizzeria e siamo in compagnia di Massimo Marras, che è il direttore, l'ingegner Massimo Marras, che è il direttore dell'area marina protetta Isola del Sinis, Penisola del Sinis, Isola di Maldiventre. C'è anche la magliettina per ricordarmi esattamente la dicitura. Massimo, grazie per essere con noi. Grazie a te. È un piacere averti, perché parliamo di del Sinis sicuramente, ma parliamo di un'area molto vasta che tu da un anno e mezzo circa stai imparando un pochino anche a prendere le misure, non lo so. Perché... Ecco, sì, questa forse è ancora la... Sì, da ancora da... Perché tu immagino che conoscessi già la zona, ma... Beh, io sono nato qua, appunto. Quindi insomma la zona la conoscevo abbastanza. Però ti sei ritrovato a dover dirigere comunque. Sì, esatto, questa opportunità e al suo tempo patata bollente. Esatto, insomma. Questo onere. Io intanto giro la questione, sì. Sennò poi qua mi scridono. Che situazione hai trovato e che cosa c'è da fare di più importante? Beh, allora io mi centro soprattutto su quello che c'è da fare, insomma, okay. Perché quello che è il passato è passato, insomma, non ha neanche molto senso. No, comunque voglio dire, non è che fosse una situazione tremenda, però ovviamente di cose da fare ce ne sono così tante che alla fine non finisci mai di lavorare, insomma, di pianificare. Diciamo che in questi anni precedenti si era lavorato molto sulla parte scientifica, sì. Cioè quindi sulla parte appunto di laboratorio che ha l'area marina, anche perché non tutte le norme erano definite per quanto riguarda la fruizione. Dal 2017 che è stato approvato il regolamento è diventato un po' più insomma, urgente cominciare a parlare di come gestire gli utenti, le varie attività. E quindi sono arrivato proprio nel momento clou, insomma, che bisogna parlare di queste cose qua. E ovviamente quando cominci a parlare di gestire gli utenti, cioè le attività da far fare agli utenti, devi necessariamente parlare di servizi, perché una delle funzioni principali, insomma, dell'area marina ovviamente è quella di proteggere l'ambiente e preservare gli habitat che la costituiscono, ma è anche promuovere il territorio e farlo diventare un motore di sviluppo, per cui devi, insomma, partecipare insieme ovviamente all'ente gestore, in questo caso al Comune di Cavras, nella progettazione, nella definizione di tutti i servizi che devono, insomma, insistere. E qui è ancora più complicato perché è grande la cosa, insomma, noi, insomma, a Cavras ci volevamo complicare abbastanza le cose, quindi ci hanno fatto un'area marina che è la seconda area marina più grande in Italia. La seconda? Sì, una delle più grandi anche in Europa. E quindi insomma abbiamo aggiunto un altro grado di difficoltà con questo. Qual è la cosa più difficile in assoluto? Guarda, vigilare, non so. Beh, sto per dirlo, cioè, abbiamo una criticità sulla vigilanza perché le dimensioni sono certo. Insomma, importanti. Ma non è neanche semplice. E poi abbiamo anche il fatto che le zone di più pregio, che sono le zone di riserva integrale, sono anche le più lontane dalla costa, quindi l'isola del Maldiventre, il Catalano, okay. Quindi sono anche più difficili da gestire con sistemi, tra virgolette, automatici, certo. Con videosorveglianza, eccetera. Okay. E quindi questa è una sfida. Ovviamente noi non ci occupiamo della vigilanza in maniera diretta perché la vigilanza è fatta dalla Guardia Costiera, degli altri corpi. Noi collaboriamo con loro, però ci rendiamo conto che è veramente una sfida difficile, insomma, da portare avanti. Senti, ogni tanto sento un'impressione leggermente spagnoleggiante perché la tua esperienza in Spagna è stata abbastanza lunga come in termini di tempo, sì. E immagino un bel bagaglio di esperienza e di vissuto che forse ti è utile anche ora, non so. Sì, io dalla Spagna mi sono portato dietro, diciamo, molte cose positive e ho imparato anche le cose negative, insomma. Perché soprattutto dal punto di vista del turismo gli spagnoli sono un riferimento, sì. Anche per quanto riguarda gli errori che non si devono commettere, quindi questo sinceramente mi aiuta perché vedo cosa può diventare il turismo se non è fatto bene. Mm-hmm. E infatti a volte ho detto, noi arriviamo tardi per quanto riguarda utilizzare il turismo come motore di sviluppo, però è anche una fortuna per noi, perché se fossimo entrati in quell'onda in cui è entrata la Spagna, la Grecia, insomma le altre, oggi avremmo un territorio sicuramente molto peggiore, devastato. Quindi arriviamo tardi e abbiamo perso delle opportunità, evidentemente. Però magari si può impostare. Però abbiamo la fortuna di iniziare adesso, dove il turismo sostenibile e tutta la parte di ambiente e sostenibilità
sono ormai un'esigenza da parte degli utenti, quindi abbiamo questa opportunità di crescere nel rispetto dell'ambiente, quindi è una cosa Certo. importante. Senti, ho visto che già dall'anno scorso c'è stata una buona risposta al bando, chiamiamolo così, per reclutare un po' di sentinelle del SILIS, che sono volontari, giusto? Sì, Più o l'anno meno, scorso abbiamo provato un servizio che non era volontario, Ah, perché avevamo qualche fondo e abbiamo detto, vabbè, ok. Si certamente questo poteva ovviamente, dovevamo spenderlo, certo. però i fondi Sono già sono finiti. già finiti, come spesso succede all'area marina, quindi ci siamo un po' arrangiati, tra l'altro insomma neanche avendo un'idea originale, ma copiandola Vabbè, ma non si inventa nulla forse, no? non c'è bisogno, se non c'è Bisogna. bisogno io sono dell'opinione che cioè, Si può prendere sì, quello che funziona. poi bisogna adattarlo ovviamente, però. Certo. Quindi ho visto che in altre aree marine avevano già un sistema simile, perché io ovviamente chiedevo, ma voi come fate? No? E quindi mi hanno detto, ma noi ci arrangiamo con dei volontari, ho detto, allora perché C'è un no? forte senso d'appartenenza No, infatti comunque, da questo mi è punto di piaciuta vista. l'idea, non perché infatti il progetto ha un obiettivo che ovviamente è fornire un servizio agli utenti, ma l'abbiamo impostato anche come un servizio per arricchire le persone, per cui noi gli cerchiamo di offrire, abbiamo fatto tutto un percorso di formazione con le Ok. sentinelle, per cui non è che vengono, fanno, tra virgolette, la Lo guardia e se ne sceriffo, vanno, ecco, ma certo. invece crediamo che abbiamo offerto un percorso di formazione e di arricchimento, per cui se ne vanno certamente con più conoscenze e più, anzi, cognizione di quello che fanno. Va bene. Allora, purtroppo noi, vedi, questa clessidra, È noi tiranna. siamo anche andati un po', ma non importa, però insomma ci siamo fatti un'idea di quello che noi speriamo che tu possa lavorare bene e impostare insomma un lavoro, perché ovviamente non si può ottenere le cose da un giorno all'altro, ci vuole un po' di programmazione, un po' di pazienza anche, però secondo me si può. Io insomma sono Ottimista, ottimista. dai, vediamo, Sì. benissimo. Quindi noi siamo arrivati alla fine, ti ringraziamo per essere stato con noi, Massimo Maras, il direttore dell'area marina protetta, isola di Mal di Ventre, isola di Penisola Sinis, Sinis, isola sì, di esatto. Ventre, è un po' lunga però, Sì. pensa che è stata, quando l'Arborera in Serie B di pallavolo era uno sponsor, io dovevo leggerlo ogni volta quando avevamo le telecronache, è stato abbastanza impegnativo, No, però no, però vabbè, sul però è nome, per esempio, giusto, ci abbiamo fatto bisogna una stare riflessione, attenti. perché comunque alla fine, siccome è veramente troppo lungo, Cioè, come ti chiamano? Il Sinis, Il sì, l'area marina del del Sinis. sì, va E bene, quindi a questo punto abbiamo pensato, forse la l'abbreviamo. cambiamo il nome e la lasciamo Va Sinis. benissimo. Quindi Fare. grazie per essere stato con noi, grazie a Daniele Rosano in regia, la famiglia Picconi del Sapedrera Centro Vacanze che ci ha ospitato, oggi siamo sotto il porticato, e poi di Beauty Maison e Salone Multiservizi di Via Cagliari per l'acconciatura. Continuate a seguirci, siamo sempre su Facebook, su Ornews naturalmente e su YouTube. Alla prossima!